Cuccioli e Campioni, una trasmissione che parla del Pescara ma sotto un aspetto diverso, sotto l'aspetto delle giovani promesse, delle speranze, dei sogni e dell'impegno di tanti ragazzi che costituiscono la realtà del Pescara Baby. Li chiamiamo baby ma in realtà hanno varie età che scopriremo puntata per puntata. Oggi abbiamo ospiti i ragazzi under 11, ovvero Pulcini classe 2007. Un applauso ragazzi e benvenuti a Cuccioli e Campioni. Naturalmente la nostra trasmissione ha un ospite clou che arriva a metà programma, che è un protagonista del Pescara prima squadra, un calciatore nel caso di questa sera, e che arriverà qui più tardi e che sarà interrogato tra virgolette dai nostri ragazzi, perché loro potranno sfogare tutta la loro curiosità, potranno fargli domande di qualsiasi tipo. E noi salutiamo i nostri ospiti, il mio compagno di viaggio Bruno Nobili. Ciao. Buonasera, Bruno. Buonasera. Tecnico del Pescara e coach di questa trasmissione. E poi abbiamo un altro prezioso collaboratore della Pescara Calcio, lui il vice allenatore della Primavera di Massimo Epifani, Mauro Esposito. Buonasera, ciao Mauro. Buonasera. Oltre che un ex giocatore della Serie A nazionale, ha giocato anche nella Roma, Cagliari, eccetera, poi ci racconterà. E abbiamo il tecnico dei Pulcini 2007, Gianni Colazzilli. Ciao buonasera, Gianni. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E vi invito a consultare la nostra pagina Facebook Cuccioli e Campioni, a dare i vostri like e anche i vostri pareri, i vostri consigli per il proseguo di questa trasmissione che è giunta felicemente alla quinta puntata. Allora, Bruno Nobili, come sempre un'analisi dell'età. Questi ragazzi sono i più giovani che sono venuti a trovarci finora. Classe 2007, quindi 10 anni, che cosa devono imparare a questa età? Intanto beati loro, perché a 10 anni possono tranquillamente fare calcio serenamente. Cosa devono imparare? Loro a quest'età cominciano a imparare i rudimenti della tecnica e del gioco del calcio. Non altro, non ancora arrivano alle tattiche o cose esasperate, ma semplicemente a imparare a conoscere il pallone. Mauro Esposito, la tua esperienza nelle giovanili del Pescara, precisamente nella primavera. Sì, quest'anno, come dicevi tu all'inizio, faccio parte dello staff della Primavera come vice allenatore di Epifani. È un'esperienza bella perché comunque la Primavera viaggia come la prima squadra. Ci sono ragazzi che hanno l'età già pronte per giocare nel grande calcio, quindi è una bella esperienza dove devi insegnare a loro appunto la voglia, la determinazione per fare sempre meglio in questo sport. Gianni Colazzilli, noi ci siamo divertiti molto quando siamo venuti al campo a fare le riprese esterne, perché abbiamo visto un gruppo molto compatto e ragazzi che hanno il piacere di giocare insieme, molto festosi, simpaticamente rumorosi. Beh, è sempre così la vostra squadra? Sì, sempre così, noi facciamo di tutto per farli divertire. E ovviamente oltre a quello insegniamo anche, li formiamo come piccoli calciatori. Però non dobbiamo mai dimenticare che il divertimento a quest'età non deve mai mancare in un gruppo. Ragazzi, vogliamo fare un applauso al vostro allenatore. Più è grande l'applauso, più è forte il gradimento. Grazie. Insomma, gli volete proprio bene. L'allenatore a questa età è un educatore, una specie di papà, sì. Cos'è? Allora, è un formatore, un educatore, un secondo papà. Loro lo sanno quando ci tengo, infatti a volte dico che non ho solo due figli ma ce ne ho 40, perché oltre a questo gruppo ho anche un altro gruppo di 20 bambini, quindi io li tratto come se fossero miei figli e quindi cerco di educarli ai sani valori dello sport,
e poi cerchiamo anche di insegnargli qualcosa per giocare a calcio. E a proposito di papà, ne parliamo sempre nella nostra trasmissione, che a volte i genitori finiscono quasi per ostacolare il cammino dei figli per le tante ansie, aspettative che hanno su di loro. Mauro Esposito è un papà di due mini calciatori del Pescara. Come te la cavi in questo ruolo? Ma sì, ho due figli che stanno entrambi con la scuola calcio del Pescara. Sono contento perché comunque praticano uno sport che è bellissimo secondo me. Io i consigli che do loro ne sono pochi, nel senso che a questa età io ho uno di 10 anni che è qui presente, e un altro di 7. Cerco di dare pochi consigli, nel senso che a questa età si devono divertire innanzitutto, devono stare bene con i propri amici, e allo stesso tempo, come diceva il mister prima, al divertimento, poi se io mando mio figlio a giocare, il momento in cui sceglie di giocare a calcio, poi deve anche cercare di migliorarsi, perché altrimenti lo porto a giocare al parco e non finisce lì. Però loro si hanno deciso di praticare questo sport perché a me fa piacere che stanno in un gruppo di amici e si divertono. Allo stesso momento migliorano e socializzano fra di loro. Bruno Nobili, come papà nello sport dei propri figli, come è stato, visto che ormai sono grandi, insomma, i tuoi figli? Sì, beh, è chiaro che secondo me un genitore deve entrare il meno possibile nell'ambito della squadra, dei compagni, eccetera. Deve solo portare il figlio a volte con dei sacrifici a fare gli allenamenti, eccetera, però deve solo fermarsi lì e non magari cercare di dare consigli calcistici, specialmente se è un genitore che di calcio ne mastica poco. Per cui lasciare fare all'allenatore, che ha questo compito, e affidarsi direttamente a lui. E noi adesso diamo spazio alle immagini. Ragazzi, vi ricordate che siamo venuti qualche giorno fa a trovarvi mentre vi allenavate? Dove vi allenate voi? Volete ricordarlo? Chi ha il microfono in mano? Vai. Qual è il vostro campo da gioco e di allenamento? Antistadio di Pescara. All'antistadio di Pescara. E vediamo le immagini realizzate da Francesco Salviani in questo servizio. Ok, raga, facciamo video. In questa fase il calcio è molto importante perché i ragazzi arrivano al campo con tante aspettative nei confronti del mister e nei confronti del gioco stesso. E quindi insegnare soprattutto mettendo alla base di tutto il divertimento, che è la cosa principale che spinge i ragazzi ad avvicinarsi a questo sport. E poi con il divertimento dentro un certo diciamo contesto con regole di gruppo e quant'altro si cerca di insegnare ai ragazzi i valori, quelli belli di questo sport. In questa squadra ho la fortuna di avere due figli di due grandi ex giocatori del Pescara, vale a dire Franco Marcheggiani e Mauro Esposito. Allora, devo dire che è molto semplice gestirli perché sono due ragazzi fantastici, molto educati e molto umili. E dico la verità, gli altri neanche se ne sarebbero accorti che sono figli di ex calciatori. E la loro gestione è molto semplice perché con la loro educazione mi facilitano molto anche la gestione degli altri ragazzi. Sono, diciamo, dei trascinatori morali di tutti gli altri ragazzi. Innanzitutto insegniamo il rispetto delle regole, perché quando si fa parte di un gruppo di 20 persone, se non c'è alla base un minimo di regolamento da rispettare, diventa tutto un casino. La cosa semplice è dare a loro quello che in realtà daresti a tuo figlio, e quindi è molto semplice. Niente di più di quello che faccio in famiglia con i miei figli: rispetto per gli altri, avere rispetto per le cose nello spogliatoio, per l'attrezzatura che ci viene messa a disposizione dalla scuola calcio, e cercare di viverla serenamente senza uscire mai fuori dalle righe. Questo è molto importante per i bambini a questa età,
perché poi quello che gli insegni gli rimane anche per il futuro e per tutte le altre cose che andranno a fare. E tutti i ragazzi che fanno parte della nostra squadra, allora in realtà il bambino è al centro di tutto il progetto e quindi tutti sono indispensabili e tutti vengono trattati alla stessa maniera. Nessuno è meglio di un altro e nessuno è peggio di un altro. È chiaro che all'interno di una struttura di 20 bambini c'è chi è un po' più bravo a fare delle cose e chi però l'importante è che tutti impariamo e cresciamo tutti insieme. Bravissimi ragazzi, questa volta siamo noi a fare l'applauso perché veramente lo meritano, tanta allegria, tanto entusiasmo. Bruno, veramente a questa età c'è anche l'elemento ludico, c'è proprio la giocosità che rende ancora più bello tutto. Ci mancherebbe altro che non ci fosse, perché questa è proprio quell'età giusta in cui il divertimento è alla base, anche se poi c'è la passione per il calcio, perché in ogni sport uno si va a divertire, però sceglie quello che gli piace di più, per cui se loro hanno scelto il calcio significa che sono appassionati di calcio e vogliono fare quello. Una squadra in cui ci sono figli d'arte, diceva prima nel servizio il tecnico, appunto c'è il figlio di Mauro Esposito, c'è il figlio di Franco Marcheggiani, c'è il nipote di Pasquale Luiso, tu puoi confermare, Mauro, tutti vengono trattati comunque allo stesso modo, non ci sono... Ma assolutamente sì, cioè io... a me i miei figli hanno deciso di fare calcio e quindi non sono stato certo io a dirglielo. Io non voglio che gli si regala niente, perché a me nessuno mi ha regalato niente nella vita e quello che ho fatto, soprattutto nel calcio, me lo sono guadagnato e penso che anche loro debbano fare la stessa cosa, quindi non devono passare come i figli di Mauro Esposito, assolutamente no. Se sono bravi, se sono capaci, se hanno voglia, andranno avanti, altrimenti faranno qualcos'altro. Gianni Corazzini, come sì. vivono i figli d'arte, tra virgolette, questo loro status di essere figli di giocatori famosi, ex calciatori famosi? Beh, innanzitutto secondo me sono molto felici di aver avuto un genitore che ha giocato a calcio come professionista. Per loro penso che sia un orgoglio. Però per tutto il resto, secondo me, non sono molto differenti da altri, perché poi alla fine quelli che li accomuna tutti quanti insieme è la passione verso questo gioco, che li spinge a fare i compiti velocemente dopo pranzo per arrivare subito al campo e divertirsi tutti insieme. Io penso che alla base di tutto ci sia sempre la passione. Eh sì, poi anche qui, come abbiamo visto nelle scorse settimane, ci sono dei ragazzi che vengono da lontano, quindi già così giovani fanno diversi chilometri quasi quotidianamente, 3 volte alla settimana. Quanti sì, 3 volte alla settimana più il fine settimana per le partite e vari tornei che si vanno a fare durante l'arco dell'anno. Infatti io li prendo sempre spesso, per esempio Gabriele, che fa tanti sacrifici per venire ad allenarsi con noi. Da dove arriva Gabriele? Da Ortona, che non è lontanissimo ma neanche vicino. Parliamo sempre di un sì, bambino. Sì, sì, un bambino di 10 anni che comunque si deve organizzare la propria vita, deve fare i compiti velocemente, deve mangiare, deve arrivare al campo e poi sicuramente tornerà più tardi degli altri, quindi io lo prendo spesso come esempio per gli altri. Eh sì, ognuno di loro costituisce un esempio, perché anche chi sì, abita vicino al campo, però comunque sono sempre sacrifici, ognuno di loro ha una piccola storia. Sì. Certo, e poi le scopriremo le loro storie, perché come consuetudine nel nostro programma loro si presenteranno
al nostro pubblico uno ad uno. Intanto vediamo già una breve presentazione di tre ragazzi dei Pulcini 2007 presi a campione sul campo dell'antistadio di Pescara. Immagine in montaggio di Francesco Salviani. Io sono il figlio di Franco Marcheggiani e a 4 anni ho scelto di giocare a calcio. E lui non mi ha costretto, ma mi ha detto se vuoi puoi fare quello che ti pare, a me basta che ti vedo in campo grintoso e lottare contro gli avversari. Mio padre è molto contento, ma diciamo che non gli piace molto l'ambiente del calcio, perché dice che sono quasi tutti scostumati, che si comportano, diciamo, male in campo. In questa squadra è molto rispettosa anche nei confronti del mister, siamo tutti amici e non litighiamo quasi mai. Il mio calciatore preferito del Pescara è Mancuso, ma in generale Lionel Messi. Sì, però mi fa guardare, io guardo anche le cassette di mio padre, ma soprattutto anche quelle di Maradona. È più bravo Maradona. Io ho iniziato a giocare a calcio da quando ero piccolo, a precisamente 5 anni, perché vedevo i giocatori in TV e era per me un'emozione anche vederli. In questi 5 anni ho imparato molte cose, anche come si ci comporta in campo nel confronto dei tuoi compagni di squadra e degli avversari. Io in campo mi comporto piuttosto bene, da come mi hanno insegnato il mister, e per quello ascolto quello che mi dicono i mister. Sono un attaccante destro e il mister mi dice sempre di tirare, perché ho un bel tiro e sono molto veloce sulla fascia e sono anche bravo a fare il cross con il piede destro. Il mio giocatore preferito del Pescara è Ben Ali. Il mio giocatore preferito in generale è Cristiano Ronaldo. Gioco al Pescara da 4 anni. Sì, in questa squadra siamo tutti quanti amici e cerchiamo di non litigare. Come giocatore, quando mi arriva la palla la spazzo. La raccomandazione che il mister mi dà è di cercare sempre di passare la palla, o se ho la fascia libera di avanzare. Dal grande vorrei fare il calciatore. In alternativa avrei anche da fare l'avvocato. Il mio calciatore preferito è Dybala. Il mio calciatore preferito nel Pescara è Fiorillo. Sono fantastici, l'allenatore Colazzilli rideva durante questi servizi perché le caratteristiche descritte da ognuno di loro ti facevano un po' sorridere. Sì, vabbè. Sì, no, vabbè, loro sono fantastici. Poi però non gli dire di spazzare la palla. No, assolutamente, allora chi ti ha detto mai che devi spazzare la palla? No, vabbè, loro sono simpaticissimi, poi quando esce fuori la vera essenza dei bambini, cioè, non c'è altro che fargli un applauso, farsi una risata, perché sono veramente fantastici. Bruno, ma è più bravo a Maradona o Franco Marcheggiani? Ah, infatti volevo dire al figlio, i film di papà non li guardare. Guarda solo quelli di Maradona. Salutiamo Franco Marcheggiani, che sicuramente ci starà guardando. Mauro Esposito, anche tu hai detto a tuo figlio che il mondo del calcio non è sempre bello, ci sono persone un po' scostumate, come diceva prima il piccolo Francesco Marcheggiani. Ma penso non soltanto nel calcio, in qualsiasi sport, nella vita quotidiana, ci sono episodi sgradevoli. Purtroppo quando fai parte di uno sport come in questo caso il calcio, hai a che fare con uno spogliatoio dove hai più di 30 giocatori, è normale che non si vada d'accordo con tutti e ci sono episodi sgradevoli, però
È importante avere sempre rispetto, soprattutto per i compagni, e fare andare avanti per la propria strada. I ragazzi questa sera sono molto collaborativi e annunceranno loro il primo break pubblicitario. Pubblicità! Accucciole Campioni, protagonisti Pulcini del 2007, che adesso vi racconteranno qualcosa di loro. Inizia la presentazione. Mi chiamo Daniele De Marco, vengo dall'Alcione, sono centrocampista. Le tue caratteristiche? In campo sono grintoso. Sono Scurti Marco, sempre giocato, la mia carriera è partita dal Pescara. Sono portiere. Sono svelto e determinato. Benissimo. La sua carriera è partita dal Pescara. Sì, carriera, sì. Insomma, sottolineato mai. Sono Daniele Esposito, sono centrocampista, vengo dal Pescara, sono veloce a fare a passare la palla e fare dribbling. Numeretti, ti piacciono fare i numeri, no? Dici? Vengo dalla cantera e in campo sono cattivo e grintoso. Bene, cattivo. Mi chiamo Federico Di Crescenzo, vengo dall'Alcione, città Francavilla al Mare. In campo do tutto quello che mi dice il mister e sono simpatico. Assolutamente. Ancora. Buonasera a tutti, mi chiamo Adriano Neri, faccio l'attaccante, vengo da Francavilla al Mare e io sono agile e molto tecnico. Sono Niccolo Luiso, gioco in attacco, sono molto grintoso, vengo dal Pescara. E tuo zio? Ogni tanto lo senti tuo zio? Sì. Cosa ti dice tuo zio? Che consigli ti dà? Che devo essere più cattivo sotto porta. Beh, bravissimo. Avanti. Buonasera a tutti, io sono Manuel Cicchitti. Il mio ruolo è il centrocampista e vengo da Miglianico. E come penso sei? Di essere molto simpatico. Buonasera a tutti, mi chiamo Franco De Simone, il mio ruolo faccio il portiere. In campo do tutto quello che posso e ogni giorno cerco di migliorare. Una delle mie caratteristiche è che sono molto grintoso. Bene, fermiamoci un attimo, hanno tutti ben chiare le loro caratteristiche, cattivi, grintosi, determinati, mister, insomma un bel carattere già. Sì, sì, dai, ci hanno tutti quanti un bel caratterino, diciamo che questo è veramente un bel gruppo, io mi ci trovo benissimo a stare insieme a loro perché sono dei ragazzi fantastici e ci divertiamo molto insieme. Poi le cose che hanno detto sono vere. Sono vere, sì, sì. Sono... sì, sì. E mister Nobili, ci stanno facendo sorridere questi ragazzi perché sono veramente simpatici, qualcuno l'ha detto anche, io credo di essere simpatico, ma sono anche molto determinati. Ma sembra di sì, almeno da quello che dicono, delle loro caratteristiche, sembra tutti che sono molto determinati e grintosi. Grintosi. Quindi già siamo a buon punto. Mauro Esposito, volevi aggiungere qualcosa a tuo figlio? Stavi dicendo che gli piace fare... No, no, sì, sì, perché lui gli piace fare il numero. Ecco, l'unico consiglio che magari gli do ogni tanto è che va bene il numeretto, va bene il gioco di prestigio, però poi dopo il calcio è concretezza. Quindi i numeri non se li ricorda nessuno, i gol magari sì, qualcuno se li ricorda. Mister Colzilli, viene mai Mauro Esposito a vedere gli allenamenti del figlio? Sì, viene sempre e per me devo dire che è un piacere scambiare delle parole con lui perché comunque abbiamo davanti un ex calciatore importante che è stato anche in nazionale. Io da ragazzo andavo in curva a fare il tifo per lui, ancora mi ricordo i gol che faceva quando veniva a esultare sotto la curva. Per me è un valore aggiunto perché io spesso sia con lui che con Franco Marcheggiani chiedo consigli. Perché per me. In generale o sì, sui no, figli rispettivi? No, sugli allenamenti che facciamo. Perché per me è un valore aggiunto, cioè poter parlare con un ex professionista è solo una cosa positiva per me.
Bene, continuiamo con la nostra carrellata di presentazioni, vai. Sono Edoardo Neri, vengo dalla Renato Curi, gioco in attacco e in campo sono molto veloce e determinato. Io Francesco Marcheggiani, il mio ruolo è l'esterno sinistro e penso di essere simpatico e in campo sono veloce. Mi chiamo David Serafini. Gioco in porta e sono molto determinato. Ciao, mi chiamo Francesco Santuccione, gioco in difesa e in campo sono molto determinato. Credo di essere molto simpatico, ma sono anche un bambino molto educato. Ah, bene, questo ci fa piacere. Ciao, sono Simone e il mio ruolo è centrocampista e sono molto furbo. Sei molto furbo, come giocatore o nella vita, nella tua vita? Nella vita in generale. Ah, però sei molto furbo. Mi chiamo Davide Di Russo, sono il capitano della squadra, sono il difensore centrale, penso di essere determinato ed educato. Ciao, io sono Gabriele Bucco, ho iniziato a giocare a Francavilla e vengo da Ortona. Sono un centrocampista e penso di essere simpatico, in campo sono veloce. Vieni da Ortona, dici la tua giornata, perché comunque ogni giorno devi fare qualche chilometro per raggiungere il campo dell'allenamento. Raccontaci, tu vai a scuola, torni? Vado a scuola, torno, mangio, faccio i compiti e dopo parto e arrivo. Chi ti accompagna all'allenamento? Papà. E poi papà ti aspetta? E dopo mi faccio la doccia e torniamo a casa. E a che ora arrivi a casa? 8. Stanchissimo. Poi cosa fai? Mangi, vai a dormire? Oppure dopo non vai a scuola. Finisci il corso. Il giorno dopo non vai a scuola. Vado a dormire. Insomma, questo è un bel esempio. A 10 anni, tutti i giorni, 3 volte a settimana a pendolare Pescara Ortona, insomma. Sì. È un bel esempio di impegno. Sì. Andiamo avanti. Buonasera a tutti. Sono Giacomo Camplone. Faccio l'attaccante e sono un bambino e cui gli piace fare i numeri e sono bravo a segnare sotto porta. Bravo, bravissimo. Buonasera, mi chiamo Lorenzo Millia, ho iniziato a giocare al Pescara e in campo sono molto grintoso, cerco di non mollare mai. Bravo, tu hai detto nel servizio che in alternativa potresti fare l'avvocato. Da che cosa dipenderà la scelta finale, se farai l'avvocato o il calciatore? Se divento bravo faccio il calciatore, se no faccio l'avvocato. Se no fai l'avvocato. C'è l'alternativa. Come seconda scelta. Sì. Sono veramente simpatici. Io vorrei sapere come dal mister... tanta esuberanza va anche un po' contenuta per riuscire a tenerli un po' così in riga. Sì, come dicevo prima, noi prima di tutto siamo educatori, quindi cerchiamo sempre di mostrare loro la strada migliore per essere comunque educati e stare dentro una struttura che prevede partite, allenamenti, tornei e quant'altro. Però come avete potuto ben vedere loro sono molto simpatici, quindi agevolano molto il mio lavoro e devo dire che sono, al di là di quello che stanno dicendo, sono anche molto educati e soprattutto hanno una grande passione. La cosa più bella che mi dicono quando finiamo di fare allenamento, mi dicono: mister, ma abbiamo già finito. E quando il tempo passa velocemente vuol dire che ci siamo divertiti e siamo stati bene. Questo non si non si stancano mai. Per me è la soddisfazione più grande. Quanto dura l'allenamento? Purtroppo dura solo 1 ora e 15. Diciamo che se ci fosse più tempo sarebbe meglio. Però è 1 ora e 15 che passiamo insieme 3 volte a settimana e quindi il tempo passa velocemente perché cerchiamo di ridurre al massimo i tempi morti e cerchiamo di sfruttare al meglio tutta la fascia oraria che abbiamo. Mister Nobili, l'energia di questi ragazzi a 10 anni, 3 volte la settimana, 1 ora e 15 di allenamento... È comunque uno sforzo notevole. È uno sforzo notevole. Però io gli volevo fare una domanda che nessuno ne ha parlato. A scuola come andiamo? Bene. Ecco, chi ha alzato la mano? Va bene? Alzi la mano chi va bene? Ah, tutti quanti. Siete tutti bravi. Tutti bene. Sì. Allora, diamo il microfono al ragazzo. Tu ti chiami? No, il ragazzo che ha detto posso dire una cosa. Gli date il microfono, per favore?
Ricordaci il tuo nome e di quello che volevi, che stavi dicendo prima. Allora, mi chiamo sempre Federico. Sempre Federico. E in pagella prendo sempre tutti 10. 10. C'è un altro ragazzo che vuole intervenire? Bravi. Lo stesso. 10 anche tu. Poi avanti. Il furbo lì, ragazzo furbo, quanto prende a scuola? Beh, la media è 9. 9. Vabbè. Allora ci dobbiamo dedicare un po' più sul calcio. Le materie sono bravo, educazione fisica è la mia materia preferita, sì. E comportamento. Un po' meno? Io vado a scuola, però non ci voglio andare. Non ci vuoi andare, proprio. Perché chi te lo dice? Io non te l'ho detto, non te l'ho mai detto. Vado a scuola, il giorno che mi piace di più è il martedì, perché c'è educazione fisica. Ah, ecco, quindi è proprio... È proprio uno sportivo, allora. Ma come vai a scuola? Che voti hai? Bene, perché me lo dice di fare la mamma, se no non... Ah, ecco, la mamma ti spinge. Vai, parla tu, ti chiami, ricordaci il nome? Federico. Federico. E vorrei aggiungere una cosa, che oggi c'ho un po' di paura perché ci stanno i colloqui. Ci sono i colloqui dei genitori? Che sono andati. Ah, quindi... Ah, in corso, vabbè, ma poi pure a me. Se tu prendi anche, anche a te, quindi la mamma è al colloquio e il papà è a... Oh. Allora, poi stasera ti vedranno comunque, quando ti stanno vedendo a Cucciolo e Campioni, e qualsiasi cosa, sicuramente anche qualche eventuale brutto voto sarà dimenticato, perché stai facendo una gran bella figura. Allora, la parola ancora a voi ragazzi, perché ci sono delle domande per il nostro ospite Mauro Esposito, visto che abbiamo un giocatore, un ex giocatore di elevato pregio. Cosa significa all'età di 14 anni affidare la propria vita a un adulto che ti porta a fare gli allenamenti e queste cose? Beh, parliamo di, lui parla, si riferisce a Marino, che è stato un po' il tuo tutor, no? Il... Sì, io ho avuto comunque la fortuna di, cioè la fortuna, nel senso che io a 12 anni, all'età vostra, sono venuto a Pescara, cioè vivevo già da solo, ho deciso di venire a Pescara, perché proprio la passione per il calcio mi ha portato a vivere già da solo, perché amavo troppo questo sport, e quindi è stato difficilissimo lasciare i miei genitori e intraprendere questa strada. Però poi dopo, con tanti sacrifici che ho fatto, sono stato ripagato, perché l'ho voluto fortemente, e quindi, vista la carriera poi che ho fatto, ne è valsa la pena. Certo, è una bella responsabilità, perché comunque tutti i genitori vorrebbero avere i propri figli accanto e non lasciarseli scappare, però dopo che piangono un po', poi alla fine, se il proprio genitore vede che il figlio sta bene, stanno bene anche loro. Altra domanda? Volevo sapere cosa ne pensi del caso di Pigliacelli, se è successo anche a te, anche a lei. A me non è mai successo, però è un... È un caso spiacevole, perché comunque non dovrebbe mai succedere in una squadra di calcio. È ovvio che lo stesso Pigliacelli se ne sarà reso conto, ma più che altro perché ha mancato di rispetto ai propri compagni, perché tutti vogliono giocare e purtroppo in campo ce ne vanno soltanto 11. Io penso che da ragazzo intelligente che è, se ne sarà reso conto e chiederà scusa a tutti i propri compagni, e il caso poi verrà risolto. Altra domanda? A me mi vedi con gli occhi di un tecnico o con gli occhi di un papà? Facciamo un applauso, che merita, tenerissimo. Questo intervento di Dani, ascolta. Visto e considerate che non mi reputo un tecnico, quindi ti vedo con gli occhi di un papà e cerco di darti i consigli giusti per farti crescere sempre nel migliore dei modi. Altra domanda? Comunque sono più bravo di te. Sono più bravo di te, bene. Questo lo vedremo. Cosa pensa il mister? Chi è più bravo? Insomma, se il buongiorno si vede al mattino, chi promette? Allora, devo dire che Daniel è un bravo bambino e ha delle buone basi su cui lavorare, però prima di arrivare a Mauro Esposito devi mangiare ancora un po' di piatti di pasta. Parecchi. Lei ha militato nella nazionale poco prima della vittoria del 2006. Quali sono i ricordi?
Beh, visto che poi hanno vinto i mondiali, i ricordi sono stati bellissimi, però è stata un'esperienza bellissima. Penso che qualsiasi di voi, se io faccio una domanda, qual è il vostro sogno nel cassetto, è di arrivare in nazionale un giorno. È il massimo sogno che un giocatore può avere nella propria vita. Io ho avuto la fortuna di avercelo. Ho fatto parte della nazionale per 2 anni e sono stati 2 anni fantastici proprio perché ho toccato l'apice del calcio. Altra domanda? La mia domanda è: cosa provi quando scendi in campo in una partita di Champions League? Beh, tantissima emozione, perché penso che la Champions League è un torneo fantastico dove anche qui qualsiasi giocatore vuole disputarla. È una competizione dove si affrontano grandissime squadre e quando scendi in campo nei stadi fantastici provi una grande emozione, ma allo stesso tempo anche trovi dentro di te quella determinazione che ti fa poi rendere al massimo. Vogliamo ricordare la partita di Champions League in cui hai giocato con Roma? Me la ricordo benissimo, perché mi sono mangiato un gol clamoroso. Quindi, però era Manchester United-Roma, dove perdemmo 1-0 e Spalletti a 10 minuti dalla fine mi disse: dai, scaldati che devi entrare. E alla prima palla mi capitò questa occasione che non sfruttai, però... Quel giorno ero contentissimo lo stesso, perché esordire all'Old Trafford, al Manchester, non è da tutti. E a proposito di questa importante parentesi nella vita calcistica di Mauro Esposito, c'è un contributo filmato che abbiamo da un giornalista che è un tuo caro amico, un giornalista della Gazzetta dello Sport, che ti manda questo saluto. Ciao Mauro, come stai? Noi qui in Gazzetta abbiamo ancora in mente quel famoso tiro col Manchester United, ti avrebbe cambiato la vita, ma non pensiamoci più, l'unico dispiacere è che hai smesso troppo presto e ti avremmo ancora voluto vedere tanto in campo. Però spero che sia felice, che tutto vada bene anche con la famiglia, che ti goda Pescara e soprattutto il calcio del Boemo, che è sempre un bel vedere, perché Zeman non tramonterà mai. Quindi tu hai la fortuna di vederlo, di conoscerlo, magari di vedere i suoi allenamenti, che sono ancora tanto un insegnamento per tutti noi e per tutti quelli che amano il calcio. Ciao Mauro, spero di vederti presto e forza per tutto. E grazie a Bibi Velluzzi, bravissimo giornalista della Gazzetta dello Sport, che è un tuo amico, no? Grandissimo Bibi. Sì, oltre a essere un grande giornalista... lo è tuttora un amico, ci sentiamo spesso, quindi sono contenta anche per la sua grande carriera che ha fatto. Sì. Ha detto Velluzzi che Mauro Esposito ha smesso troppo presto di giocare. Boom. Beh sì, uno dovrebbe poter smettere il più in là possibile con gli anni, però è chiaro che poi ci sono delle cose che ti inducono a farlo, magari o infortuni o altre cose per cui smetti. Non credo che abbia smesso proprio di sua spontanea volontà. Il Pescara di Zeman, dice Bibi Velluzzi, te lo puoi godere, sei a Pescara, tu vedi sempre, anche a parte le partite, ma vedi gli allenamenti della sì squadra. Sì, noi ci alleniamo sullo stesso campo, quindi nello stesso centro sportivo, gli Appoggi degli Ulivi, quindi tutti i giorni quando finisco l'allenamento mi fermo a curiosare ancora qualche allenamento del mister, perché ha sempre qualcosa da farti vedere, quindi per me è un grande allenatore, quindi a 70 anni avere ancora la voglia di allenare per me è qualcosa di eccezionale, quindi non soltanto io ma parecchi tecnici, quasi tutti si fermano a vedere proprio ancora a prendere ancora qualche spunto dei suoi insegnamenti. A proposito di Zeman, Gian Nicola Zilli, quanto questi pulcini seguono la prima squadra? Devo dire che spesso andiamo anche insieme a vedere le partite,
Loro sono molto appassionati, ovviamente sono molto tifosi del Pescara, e quindi sono tutti, spesso ci incontriamo anche allo stadio, anche quando non andiamo insieme, e quindi penso che lo seguono tantissimo. E noi ci stiamo così addentrando nel momento magico della nostra trasmissione, quello dedicato al Pescara prima squadra, perché sta per entrare qui nel convitto della Pescara Calcio, dove registriamo Cuccioli e Campioni, Mattia Proietti. A tra poco. E a Cuccioli e Campioni è tutto pronto per ospitare il protagonista del Pescara, che questa sera è il centrocampista Mattia Proietti. Lo stiamo aspettando, arriverà a breve, e nel frattempo parliamo del primo impegno stagionale ufficiale dei nostri Pulcini 2007. Mister Colazzilli, com'è andata domenica scorsa? Ma devo dire che è andata bene, era la prima partita di campionato, i ragazzi erano un po' emozionati, anche perché abbiamo giocato a 9, quindi gli spazi erano un po' più grandi, all'inizio si sono trovati un po' spaesati, poi però ci siamo ripresi bene, abbiamo giocato una discreta partita, è chiaro che abbiamo fatto tantissimi errori che ci serviranno per migliorarci durante gli allenamenti. Allora ragazzi, chi è che vuole raccontarci di questa partita? Mi passate il microfono? A Federico? Raccontaci questa partita dal tuo punto di vista, poi è pronto un altro cucciolo per il commento tecnico. Non abbiamo giocato malissimo, però non abbiamo neanche giocato benissimo. Ci è andata bene perché eravamo anche più piccoli, abbiamo vinto 5-3. Contro chi? Contro il Poggio l'Arenato Curi. Bene, insomma, avete vinto senza neanche esprimervi al massimo, quindi un buon inizio. C'era un altro atleta che voleva prendere la parola? A un certo punto stavamo pareggiando, però poi Nicola Luiso ha fatto un gol e ci ha fatto andare in vantaggio. Insomma, ha preso il vizio dello zio, il Nicola Luiso. Mister, quanto avete vinto? Allora, al di là del risultato, che a questa età lascia un po' il tempo che trovo, è più per loro, per una soddisfazione. Allora, alla fine la partita è finita 5-3 per noi. Però quello che è importante è che ha evidenziato una serie di cose dove noi in settimana andremo a lavorare per cercare di migliorarle. Per esempio? Beh, per esempio passavamo la palla molto lenta e spesso gli avversari ce la prendevano. E non occupavamo bene gli spazi, c'era troppo spazio tra centrocampo, attacco e difesa. E sotto porta siamo stati poco, tra virgolette, cattivi. Però nonostante tutto io sono contento perché hanno giocato con due ragazzi che avevano un anno di più, che erano più abituati a quelle dimensioni del campo, e tutto sommato non siamo andati poi così male. Chi voleva aggiungere qualcosa? Io volevo fare un bel applauso a Nicolò. A Nicolò! L'applauso per che cosa? Per il gol che hai fatto? Per che cosa? Per il gol e per averci fatto vinto. Ah, per avermi fatto vincere, complimenti. Chiama anche l'applauso, insomma, ormai sono sì, praticamente inseriti nella nostra trasmissione. Sì, c'è un altro commento sulla partita? Che aggiungo solo una cosa, che potremmo fare di meglio. Potreste fare di meglio, ma insomma è giusto. Allora, mister, come si possono migliorare questi, superare questi difetti di cui parlava il mister? Mister Nobili. No, intanto non è vero che ti ha fatto vincere lui, avete vinto tutti insieme. Un bel messaggio. Poi che lui è riuscito a fare il gol per la squadra va bene, però quando si vince tutti quelli che giocano, non solo chi fa gol, chi non li fa fare, il portiere, tutti quanti. Allora Mauro Esposito, ha visto questa prima partita? Sì, l'ho vista, no, come diceva il mister, essendo la prima partita si sono comportati bene, anche perché fino all'anno scorso loro hanno sempre giocato campo più piccolo, questo era un campo più grande, quindi essendo la prima partita non è mai facile iniziare subito bene, però loro penso che si siano comportati bene, come diceva il mister c'è sempre da migliorare. Prossimo impegno? Il prossimo impegno la settimana prossima, ancora non esce il comunicato della federazione, però noi siamo pronti per giocare con chiunque. Bene, allora in bocca al lupo con un applauso per il prossimo impegno. Pronti a giocare
con chiunque e noi siamo pronti per accogliere l'ospite del Pescara. Siete pronti, cuccioli? Sì. Ed è pronto anche lui, come vi avevamo promesso questa sera, cuccioli e campioni, un giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus, il centrocampista del Pescara, Mattia Proietti. Sarà. Ciao Mattia, grazie per essere con noi a Cuccioli e Campioni. Allora prendi posto in questa sedia, in questa poltrona che insomma ti è familiare. E vedendo questa platea di ragazzi, di pulcini, cosa ti viene in mente di quando tu avevi la loro età? La voglia di diventare grande, di iniziare a fare quello che ormai è diventato un lavoro, ma che comunque rimane una passione, e per loro alla loro età deve rimanere soprattutto un divertimento, perché il calcio è un gioco e alla loro età è bellissimo poter pensare di continuare anche da grandi. Ragazzi, vi raccontiamo la storia di Mattia Proietti in questo servizio realizzato da Massimo Profeta. È la sua grande occasione, naturalmente non vuole farsela scappare. Mattia Proietti, nato a Torino 25 anni fa, regista di Metacampo. È un mancino, ma calcia, e questa è una vera peculiarità, indifferentemente con tutti e due i piedi. È stato il primo acquisto del mercato biancazzurro. A marzo scorso, prima di Pescara Udinese, la firma sul contratto. Settore giovanile della Juventus, che gli ha trasmesso il senso dell'ordine, della disciplina e del rispetto. Ben 12 anni. Il suo idolo, neanche a dirlo, Alex Del Piero, ma ha apprezzato anche Marchisio. Tanta gavetta, Serie D, Saint Christophe, quindi Lega Pro, 6 stagioni a Bassano, dove tra gli altri ha avuto come allenatore, incrocio importante per la sua crescita, il pescarese Luca D'Angelo, oggi alla Casertana. Evidentemente un segno premonitore, e infatti approda in biancazzurro. Ruolo, dicevamo, playmaker davanti alla difesa, elemento chiave nel calcio zemaniano. Pronti via col Foggia nel debutto dello scorso 27 agosto, pressing alto, cosa che finora è riuscita di rado alla squadra, pallone scippato ad Agnelli ed assist per l'1-0 firmato da Stefano Pettinari. Alla quarta giornata, 16 settembre, stadio Arechi di Salerno. Primo tempo, contrasto con un avversario ed infortunio al ginocchio. Si teme qualcosa di serio. Sospiro di sollievo, forte distorsione con interessamento del legamento. Tra circa 15-20 giorni tornerà a disposizione di Zeman, che lo aspetta a braccia aperte. Idee chiare, ragazzo intelligente, linguaggio sciolto, maturo e profondo. Quando in una recente intervista gli viene rivolta la domanda sul suo futuro, una volta appesi gli scarpini al chiodo, Proietti risponde così. Ad oggi, se me lo chiedessero, questo mondo non ci vorrei assolutamente più rimanere. Può sembrare strano, però non mi piace, non lo trovo un mondo sano, non mi piace. Procuratore, amico, le cose, conosco quello, la conoscenza così non mi piace, sembra tutto un vendersi. Senza dubbio sorprendente, parole che dovrebbero far riflettere, perché pronunciate da un ragazzo di soli 25 anni, figlio dunque di questi tempi, in cui conta più l'apparire che l'essere. Infine, scherzando naturalmente, un viaggio con chi lo farebbe Mattia Proietti? Con Papa Francesco, Alex Del Piero o Rocco Siffredi? Con tutto il rispetto, non me ne voglio il Papa, non me lo porterei dietro, non sono una di quelle, lo ammetto. Facciamo così, durante il giorno vorrei parlare con Del Piero e seguire un po', la sera andrei con Rocco Siffredi, non potrei scegliere. Simpatico questo servizio di Massimo Profeta, rimani fermo su questa convinzione, insomma, che usciresti con Del Piero e con non ho cambiato idea per il momento. Continuo. Allora, adesso il momento dei nostri cuccioli, via la prima domanda al nostro ospite. A che età hai iniziato a giocare a calcio? A
Beh, a 5-6 anni nella prima squadra del mio paese, però dai ricordi che non ho io ma che mi raccontano i miei genitori, è già 2-3 anni prendevo a calci qualsiasi cosa capitava per la casa, dai pupazzi a tutto. Quindi è una cosa che ci nasci, ce l'hai dentro, e quindi da piccolissimo. Seconda domanda. Sei soddisfatto della tua carriera calcistica, diciamo, ancora non finita? Sì, penso che di strada ce ne sia ancora tanta da fare. Venire qua a Pescara è stato sicuramente un passo avanti importante, però spero, e l'obiettivo è quello di togliersi ancora grosse soddisfazioni. Che numero avevi di maglia quando eri piccolo? Li ho passati un po' tutti, diciamo che da quando abbiamo iniziato a giocare a 11 ho sempre avuto il 4 o l'8. Perché da ruolo più o meno erano quelli i numeri. Ma che sensazione ti dà giocare in mezzo a così tanta gente e magari un domani giocare in Serie A ed essere applaudito quando esci dal campo? Ma innanzitutto spero di non dover uscire dal campo, perché è importante rimanerci. No, è bello, è molto bello. Finché non lo provi non lo puoi capire, perché puoi immaginartelo. Però posso dire che ad esempio la prima giornata col Foggia, lo stadio ti trasmetteva un'emozione importante, ti dava una spinta in più. È davvero emozionante. Che squadra ti favi da piccolo? Che tifo tuttora, per quanto sia importante il tifo, insomma, sono della Juve, sono nato a Torino e quindi tifo Juve, non me ne voglia qualcuno, però. Quali consigli ti dava l'allenatore quando giocavi a calcio? Ma prevalentemente era innanzitutto mettere a disposizione quelle che sono le tue qualità per un bene collettivo e non personale, e soprattutto, che ripeto, è importantissimo, di divertirsi, perché quando uno fa le cose con entusiasmo, divertendosi, le fa meglio. Cosa pensi del Pescara? È che è una società importante, ambiziosa, e che sicuramente merita palcoscenici importanti, ed è quello che cercheremo di fare quest'anno, di riportarla dove merita. Per un giocatore è più importante allenarsi molto o crederci? Vanno di pari passo, perché bisogna sempre crederci, perché la convinzione è importantissima, e di conseguenza però il lavoro è fondamentale. Ad oggi il lavoro paga sempre, più fai e più ottieni, questo ne sono convinto. Che emozioni provi quando giochi una partita? Penso mi isolo abbastanza, nel senso che comunque devi rimanere concentrato su quello che fai e goderti appieno il momento, perché ogni partita ti dà sensazioni irripetibili, dipende da ogni partita, sono nuove sensazioni e nuove cose che ti capitano, insomma, anche nella testa. Perché oggi sei arrivato in ritardo? Ma che donna impertinente. Non è colpa mia, io sono abbastanza ritardatario di mio, però stavolta non è stata colpa mia, mi sono stato avvisato all'ultimo e quindi sono stato anche bravo che ho fatto veloce. Vabbè, lo perdoniamo. E a te facciamo gli auguri, perché abbiamo visto che sei infortunato sul campo, hai una mano ingessata. Secondo te Zeman è un bravo allenatore? Sì, poi dipende sempre da come uno interpreta il calcio, no? Ognuno penso che abbia le proprie idee, però ovviamente il compito di un giocatore è quello di cercare di rispettare le indicazioni dell'allenatore. Ogni allenatore ha le sue, e sicuramente quelle del mister sono molto particolari e comunque molto interessanti, ci si diverte a provare a fare quello che vuole lui. Qual è stata la tua squadra in cui hai giocato per primo? Adesso mi fai una bella domanda, perché da piccolo la squadra del mio paese era il Barcanova, ho fatto 5-6 mesi lì e poi sono andato subito alla Juve, perché sono andato quando avevo appena 6 anni. Secondo te, guardando le partite in televisione, si impara qualcosa?
Sì, però vederle dal vivo è meglio, perché la televisione ovviamente ti fa vedere solo in parte quello che succede. Quando tu vai allo stadio ovviamente hai una visione un po' più ampia e quindi puoi capire meglio le cose, però guardare le partite in generale aiuta. Quale sensazione hai trovato quando sei rientrato negli spogliatoi contro il Foggia? Ma eravamo contenti, perché comunque siamo partiti bene, probabilmente non ce lo si aspettava neanche un risultato così importante. Però comunque c'era la consapevolezza che la strada era ancora lunga e che bisognava migliorare ancora tanto. Hai mai avuto un infortunio grave? Eccomi qui, sì. Questo abbastanza. Per fortuna non sono mai stato uno con grossi problemi, non mi sono mai operato, mai niente, quindi questo rientra tra i più gravi, diciamo, che ho avuto. Come stai adesso? Ne approfittiamo per... Meglio, siamo in fase di rientro, dovrebbe mancare un paio di settimane, dai. Bene, in bocca al lupo, andiamo avanti, ultime domande. Hai dovuto sacrificare qualcosa per giocare a calcio? Dipende, sì, sacrifici bisogna farli in generale nella vita, e anche comunque per giocare a calcio non li vedevo come sacrifici perché era quello che volevo fare, però... Capiterà anche a voi che magari verso i 14-15 anni i vostri amici fuori da scuola si troveranno magari dopo la scuola a dire andiamo, usciamo, facciamo, e voi invece dovrete venire al campo, e quello sarà un passaggio fondamentale. In che scuola giocavi quando avevi la nostra età? Alla Juve, facevo settore giovanile della Juve. Da piccolo che emozioni provavi prima di una partita? Ah, ero sempre contento e gioioso, non vedevo l'ora di iniziare ed ero stufo quando finiva, perché volevo farne altre di fila e non ero mai stanco, non vedevo l'ora. Era l'ultima domanda, Cucciolo Campioni non finisce qui, ci vediamo per l'ultima parte subito dopo la pubblicità. Abbiamo appena ascoltato Mattia Proietti, intervistato dai nostri calciatori, dai nostri pulcini. Una tua impressione su questo dialogo, Bruno Nobili? Ma come sempre la curiosità dei bambini e dei ragazzi è tanta, per cui sentire da un giocatore le risposte penso che sia molto importante per cercare di chiudere la loro curiosità, insomma. Mauro Esposito, ti sei divertito in questa trasmissione alla quale hai partecipato nella veste di tecnico del Pescara, padre, ospite, ex calciatore? Sì, tantissimo, perché comunque quando stai in mezzo ai bambini fa sempre piacere, quindi... sono molto contento e spero che mi richiamerai in futuro anche. Volentieri, noi ti aspettiamo, anzi la prendo come una promessa. Mister Colazzilli, bravi questi ragazzi, molto disinvolti, molto preparati. Sì, sì, come al solito sono sempre molto simpatici, hanno fatto domande fantastiche. Noi siamo stati molto bene, spero di tornare di nuovo come ospite in questa trasmissione. Noi vi aspettiamo, anche se non è finita ancora, perché abbiamo un servizio da vedere in cui Francesco Salviani riassume il momento della primavera del Pescara, ma anche dell'Under 15, dell'Under 16 e dell'Under 17. Weekend sotto il segno X, lo scorso per le giovanili del Pescara. Lo inaugura la primavera che, contro il Frosinone, nonostante tante occasioni create, non è riuscita a conquistare l'intera posta, anche per un pizzico di mala sorte. Uno 0-0 dal sapore diverso, invece, quello dell'Under 17 sul difficile campo di Palermo. Per quanto riguarda Under 16 e 15, la prima ha ceduto il passo a un buon Ascoli, perdendo 0-2, mentre i ragazzi Mister Mancini hanno pareggiato in rimonta contro i bianconeri. Ma è tempo di guardare ai prossimi impegni. Atterrati da poche ore a Cagliari, domani mattina i ragazzi Mister Epifani vorranno tornare al successo contro i rossoblù capolisti.
domenica inaugurerà il weekend sportivo l'Under 15 di Mister Mancini, che giocherà alle 10.30 sul campo dell'Avellino. Alle 13 invece sarà la volta dell'Under 16 di Mister Pesoli, voglioso di rifarsi dopo lo scorso KO. Chiude il sipario la formazione di Mister Lucitti, impegnata al centro sportivo Poggio degli Ulivi alle 15 contro il Frosinone. Gara fruibile in diretta streaming su pescaracalcio.com. Bene, applauso, facciamo un applauso a... alle squadre giovanili del Pescara, su cui vi ragguagliamo in ogni puntata. Mauro Esposito, vice allenatore della Primavera, adesso c'è questo impegno di Cagliari. Sì, una partita importantissima come tutte le altre. Cagliari è un'ottima squadra, però noi, se pensiamo a noi, giochiamo come sappiamo, possiamo andare a fare risultati su qualsiasi campo. Abbiamo fatto una grandissima settimana di lavoro, quindi domani partiamo con la voglia, la determinazione di andare a fare il risultato. Bene, noi facciamo un grande in bocca al lupo. C'è una domanda per Bruno Nobili. Ma come ti è sembrato l'episodio che è successo a Roma di Anna Frank? Tema scottante. Beh, non è certo un bel episodio, una cosa buona, però quello che ci tengo a dire è che secondo me questo episodio bruttissimo si attribuisce a dei tifosi. Secondo me invece queste persone non sono tifosi, sono gente che si mescola ai tifosi e fanno in pratica della politica bruttissima, per cui escono fuori queste cose, che poi non è neanche la prima volta, ma è una cosa che si ripete perché era già successa quest'estate. Per cui io direi che si fa un torto ai tifosi laziali se si pensa che siano loro, questi sono solamente delle persone che si mischiano ai tifosi, ma sono dei delinquenti. Grazie per questa risposta, mister Colazzilli. Davanti a fatti di attualità che coinvolgono il calcio, come vi comportate con i ragazzi? Ne parlate? Sì, assolutamente. Come educatori cerchiamo sempre di sensibilizzare i ragazzi anche per questi episodi di cronaca, e quindi cerchiamo sempre di educarli al rispetto delle persone e delle cose. Mauro Esposito? Sì, ma anche io la penso come il mister, perché comunque non sono tifosi quelli, sono una parte di persone che purtroppo ignoranti, che vanno a toccare delle cose sensibili, quindi bisogna trascurarle, bisognerebbe combatterle, però ne succederanno sempre, purtroppo non si riesce mai ad arrivare al punto di farli smettere, quindi uno cerca di non pensarci e di andare sempre per la propria strada. Grazie, ringraziamo anche i nostri ragazzi che hanno dimostrato sensibilità e anche informazione per porre una domanda che è di estrema attualità. C'è un'ultima domanda per Mattia Proietti. Vai, date il microfono a lui, Federico. Come vi siete riscattati dopo la sconfitta con l'Empoli e come affronterete il Brescia? Beh, stiamo preparando la partita, penso, nei migliori dei modi. La squadra comunque ha reagito bene, perché venivamo comunque da due risultati positivi, da due vittorie, e quindi non c'è bisogno di esaltarsi nel momento positivo, ma neanche di abbattersi eccessivamente dopo una sconfitta contro comunque una squadra anche forte. E quindi siamo convinti di poter far bene domani e sicuramente cercheremo di fare di tutto per vincere la partita. Un applauso in bocca al lupo per il Pescara. E noi con la vostra verve, con la vostra simpatia, chiudiamo questa quinta puntata di Cuccioli e Campioni. Grazie ai ragazzi dei Pulcini 2007, grazie a Mattia Proietti, grazie a mister Bruno Nobili, grazie anche a lui mister, a Gianluca, a Mauro Esposito, grazie a mister Colazzilli, grazie Gianni Colazzilli. Voi. Noi
Rivolgiamo un ringraziamento a tutti voi che ci seguite da casa e naturalmente un grazie a tutti i tecnici, Andrea Di Fabio in regia, alle telecamere Alberto Capo e Francesco Salviani, grazie a Max Mucciante, ad Angelo Londrillo, a Manuel Guaglialone e grazie a tutti coloro che rendono possibile questa nuova realtà televisiva che va in onda ogni venerdì sera su Rete 8 Sport. Vi ricordo che venerdì prossimo, per dare spazio a Pescara Palermo, non andremo in onda alla consueta ora, ma ci vedremo sabato alle 15.30 e poi di nuovo in replica alle 23, quindi sabato 4 novembre. Noi ci salutiamo, grazie di nuovo a tutti e buonanotte, a fra qualche giorno con Cuccio e Campioni. Ciao! Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e Campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.